Nome. Costellazioni. Habitat. Il multiverso. Tema. Scegliere di amare è ciò che ci rende umani. Colore. Bianco, che è la somma di tutti i colori. Battuta. Immagina di lanciare un dado 6.000 volte. Segni particolari. Dolce come il miele. Sai perché è impossibile leccarsi i gomiti? Perché contengono il segreto dell'immortalità. E se riesci a leccarteli rischi di poter vivere per sempre. Ma se tutti lo facessero, se tutti riuscissero a leccarsi i gomiti, sarebbe il caos. Costellazioni si ambienta nella teoria dei molti mondi, che appunto consiste nel fatto che qualunque azione compiamo o decisione prendiamo, automaticamente creiamo un'infinità di universi paralleli in cui abbiamo scelto leggermente diversamente. E infatti anche nello spettacolo le scene verranno ripetute con piccoli dettagli che creeranno in realtà ramificazioni infinitamente diverse. I gomiti, prova a leccarteli. Anche no. I gomiti. Cosa? Prova a leccarteli. I gomiti. Prova a leccarteli. Una delle tematiche che esce dalla fisica quantistica è l'incertezza. Una volta che uno abbandona il determinismo e la necessaria concatenazione tra causa e effetto, inizia a vedere il mondo attraverso la probabilità. Dunque, le api da miele hanno un'incrollabile chiarezza di scopo. Le loro vite sono spesso tanto brevi quanto intense, ma io provo una strana invidia per queste umili api da miele, per la loro cheta eleganza. Il mio personaggio è un apicoltore, e quindi è un uomo che è abituato per lavoro ad occuparsi e a prendersi cura di un microcosmo, che di per sé è un microcosmo regolato, in cui i ruoli sono ben definiti, in cui non ci sono sorprese. E mi sono immaginato che in fondo la dedizione, la cura che lui immette verso questo microcosmo è la stessa dedizione che poi lui vorrebbe immettere anche nelle relazioni con le altre persone, e in particolare in questo caso nell'incontro che ha con Marianne. Elena, mi vuoi sposare? Ma no! Ok. Davvero? Sì, davvero. Dunque, no, Elena, tu ti ricordi, ecco, quando ci siamo conosciuti, no? Sì. Al matrimonio. Eh? Di Davide e Marta. Ci siamo conosciuti a un barbecue. È una fisica cosmologa, è avvincente la mentalità dello scienziato, che è un po' un avventuriero, che è una persona senza paura, che soprattutto non teme il dubbio, non teme il vuoto. A livello microscopico i risultati delle nostre osservazioni non si possono prevedere in modo assoluto. Deterministico, si dice in fisica. Ce la fai? Aspetta che ti aiuto. E una possibile spiegazione sta nel fatto che tutti i risultati coesistono nello stesso istante simultaneamente. Questa roba mi sta eccitando tantissimo. L'avevo intuito. Per creare una quantità quasi infinita, nel caso specifico credo siano 65 universi diversi e mondi diversi, attraverso l'uso delle luci ho voluto in qualche modo riportarmi al titolo dell'opera, che è Costellazioni, e ritenevo che provare a replicare la luce delle stelle e renderla una scenografia in perenne evoluzione fosse il modo più adatto per raccontare i cambiamenti tra i vari mondi. Io e Fabio abbiamo fatto sesso. Fabio? Il mio collega. Quello con la riga in mezzo. Il Forfora? Tu hai fatto sesso col Forfora? Sì, adesso te ne devi andare. Elena, mi dispiace tanto, ma martedì di 2 settimane fa ho fatto sesso con Elisa De Paulis. Abbiamo un non luogo in cui è molto difficile orientarsi in realtà, perché la scenografia splendida è anche molto astratta, quindi porta un po' da un'altra parte. E dunque l'unica cosa che io posso fare in scena è star con Pietro. Ah, quindi questa è la tua prima lezione? No, la seconda. Ah. Tu la prima? Ah, sì, è la prima. Beh, bravo che ti sei ricordato i pantaloni comodi. Io la settimana scorsa sono arrivata direttamente dall'ufficio. Tempo di arrivare a casa, al posto del linguine avevo un forno. Elena,
Mi dispiace.